Buongiorno a tutti. L'anno sta per finire e ho pensato di fare una sintesi di tutta l'attività che abbiamo fatto in classe riguardo alla storia. Voi quest'anno avete conosciuto le parole del tempo e avete scoperto che lo strumento che l'uomo usa per misurare il tempo è l'orologio. Le mie parole andranno molto più velocemente dei disegni. Comunque, adesso è una parolina del tempo che indica lo stato in cui il momento in cui ci troviamo, cioè adesso, ora, in questo momento, voi avete 5-6 anni e frequentate, state per finire la prima classe del ciclo della scuola primaria. Ma soltanto 5 anni fa voi eravate appena arrivati al mondo, vero? Eravate molto piccoli. Non potete ricordarvi come eravate quando siete nati. Magari avete soltanto delle foto o dei filmini che vi ricordano quei momenti. Poi, finite le scuole primarie, vi aspettano le scuole secondarie di primo grado. Ed eccovi qui. Un poco più cresciutelli. Dopo, finite le secondarie di primo grado, vi aspettano le scuole più impegnative, soprattutto la scuola della vita, perché diventerete adulti e come i vostri genitori farete lo stesso percorso, magari le scuole superiori, l'università, vi troverete un lavoro, vi sposerete, vi realizzerete come individui, per poi lentamente invecchiare. Infine, voi sarete come i vostri nonni sono adesso. Anche voi invecchierete. Quindi ricordiamo le paroline del tempo: adesso, prima, poi, dopo, infine. Abbiamo detto però che gli anni camminano come su una linea retta, è vero? Quindi a una linea del tempo che può essere paragonata a un treno, ai suoi vagoni, che corre velocemente lungo i binari per arrivare alle diverse stazioni. Quindi nel primo binario eravate neonati, adesso siete cresciuti, poi dopo continuerete a crescere ancora. Poi infine invecchierete anche voi come i vostri nonni. Abbiamo detto che però il tempo, oltre che essere lineare, è anche un tempo circolare. Perché? Perché gli avvenimenti si ripetono sempre. Infatti, in un anno noi abbiamo 4 stagioni. Che ricordiamoci sono la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Dentro quest'anno ci troviamo anche i 12 mesi. Ripetiamo, i mesi quali sono? Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E ogni mese contiene
settimane. In un anno noi abbiamo 52 settimane. Ricordiamo i giorni della settimana? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Quindi abbiamo che il tempo è un tempo lineare, però nello stesso tempo è anche un tempo circolare perché stagioni, mesi e settimane si ripetono continuamente. Per avere un'idea di come sia strutturato il tempo, possiamo pensare alle matrioske russe, una dentro l'altra. Infatti, abbiamo nella matrioska più grande l'anno, che contiene le stagioni, che contengono i mesi, che contengono le settimane, e le settimane contengono i giorni, che contengono le ore, e le ore contengono i minuti.